Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andrò a preparare una ricetta semplicissima e veloce con solo tre ingredienti. Sono dei biscottini che non hanno latte, uova, farina, zucchero, quindi sono ideali per chi sta attento all'alimentazione, per chi è intollerante e per chi ne può mangiare anche un paio senza avere sensi di colpa. Questi biscotti hanno banane, frutta secca che voi scegliete a vostro gusto e fiocchi d'avena. Andiamo a vedere come si fanno, che sono semplicissimi. Come ho detto prima, abbiamo bisogno di due banane mature, 160-170 g di fiocchi d'avena e all'incirca un 60 g di frutta secca, che potete usare solo nocciole, mandorle, noci, uvetta e anche, se volete, qualche goccia di cioccolata. Io ho messo noci e mandorle. Se le banane non sono molto mature, basta che le schiacciate fra le mani per renderle più morbide. Non ci resta che schiacciare con la forchetta la banana, amalgamare gli ingredienti e fare i biscottini e infornarli, ovviamente. E questa è tutta la ricetta, ma sono così deliziosi. Una volta amalgamato tutti gli ingredienti, passiamo a fare i biscottini. Una volta amalgamato il tutto, scegliete voi se fare i biscotti con un cucchiaino o con un cucchiaio, se volete avere una grandezza maggiore. Li schiacciamo leggermente e proseguite così fino a terminare tutto il composto. Una volta preparati i biscottini, li andiamo a infornare a 180-190 gradi per 25-30 minuti. A me ne sono venute fuori due teglie e quindi li vado a infornare. Noi ci rivediamo dopo. Trascorso il tempo di cottura, i nostri biscotti sono pronti e sono ottimi così. Però io ho pensato a chi è più goloso, quindi potete fare spalmare. Io ho sciolto del cioccolato fondente, anzi extra fondente, quindi molto amaro, scioglierlo, passarlo sui biscotti. E decorare con le mandorle e le noci, che sono quelli che abbiamo messo all'interno dei biscotti. Questo è il risultato dei biscotti terminati. Quando sono cotti, per renderli più croccante, lasciate lo sportello aperto e lasciateli dentro un quarto d'ora, 20 minuti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi resta ovviamente del cioccolato sciolto, io l'ho messo in un bicchiere di plastica, lo lascio raffreddare perché si solidifica e lo conservo. Quando mi riserva il cioccolato da sciogliere, taglio il bicchiere e risciolgo il cioccolato, così non si butta niente. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Vi ricordo di mettere dei like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!